Continuiamo il video di ieri, che sennò si rimane sospeso. Ovviamente dovete vedere quel video, sennò qua c'è la continuazione. Allora, aspetto che organizzo un attimo. Ecco, gli occhiali. Sono perso. Vabbè. Allora. Facevo l'altra volta il vero esempio, la carrozza con i cavalli. Perché? Perché i cavalli sono le emozioni, le pulsioni, le cose sessuali. E come attaccato con la carrozza? Fisso, fisso, con la barra di legno. Il cocchiere guida le emozioni. È lui che guida le emozioni, non il passeggero. Lui guida le emozioni, lui la mente, parte sinistra del cervello, lui. Come è collegato però con i cavalli? Quello è collegato con la frusta, cioè molto più leggero. Quindi deve essere bravo, deve avere un cocchiere bravo a gestire le emozioni, i cavalli. Però il cocchiere non sa la direzione, gliela deve dare il passeggero. E come è collegato il passeggero? Quello la carrozza con i cavalli? Così, quello di meno, quello con la voce. Il cocchiere non la sente, perché il cocchiere è un casino, i cavalli, la frutta, no, ma c'è la corre quello. Capite? Allora il cocchiere deve fare silenzio, deve fare la quiete nella mente per ascoltare il passeggero, cioè il padrone, perché il passeggero è il padrone. Quello nel 1700 c'era la carrozza, il cocchiere, quello che stava là dentro era il padrone del cocchiere, della carrozza, che gli dava lo stipendio, anzi magari gli schiavi. Capite? Allora, aspetta, mi sono perduto il filo, scusate, vabbè. Il cocchiere deve dominare, deve essere bravo. Allora, una vabbè, insomma, questo era il discorso. Quindi dovete ascoltare cosa accade dentro di voi, che sta succedendo. Questi due cervelli, diciamo così, non possono funzionare all'unisono. O funziona uno, non per tutta la vita, un secondo magari funziona qui, un secondo vai a sfarfalleggiare, può funzionare pure così. L'importante è chi decide quali dei due funzionare, sia questo deve dire, mo funziono io. Oppure dice, no, ma fa tu, perché che gli faccio i cavalli? Io sto qua in rete, li devi guidare tu. Quindi quando si tratta di questo, noi lo facciamo automaticamente, ma perciò lo devi capire. Tanto lo fai lo stesso, ma lo devi capire. Anche perché noi con la vita che facciamo, ti alzi la mattina, corri, sei obbligato a usare solo questo. Intanto se usi solo questo sei autista. L'autista chi è? Chi usa solo questo? Vedi che ti conta come là il film Rain Man, casca di trattare come un secondo, ti conta tutto il succo, come si chiamava quel gioco che faceva da piccolo i bastoncini. Lo facevo quando ero piccolo, fa cascare tutti i stecchini, poi li deve levare uno a uno senza muovere quello con cui tocchi, capito? Così, il gioco. Giapponese, mi sa. Sono il giapponese, come vabbè. Quindi cominciate a fare un'introspezione, cioè cercate non puoi far funzionare solo appunto, dicevo, no, questo serve, no. Allora, però questa va sfarfalleggia, se tu decidi di fare un quadro, decidi di fare un quadro. Ma lo faccio qua perché c'è più luce, ma vado a comprare quello, vai a comprare tutto questo che stai facendo, lo fai con questo. Dal momento in cui bagni il pennello e parti, è quest'altro. Ecco la creatività.
perché questo è che il cuore c'ha la creatività, no? E qua non ce l'ha la creatività. Allora, ecco, quando lo usi, tu non te ne rendi conto, tu ti credi che sei, sempre, che sei uno, in effetti sei uno, ma tu credi, capito, che non. Quindi cercate di far funzionare la vostra anima quando è necessario, ma non è un problema primario questo, perché tanto lo fate lo stesso inconsapevolmente. È che dovete rendervene conto ogni volta. Ogni volta. Sembra un'assurdità, se io me lo metto non in ottava alta, ma in un discorso più basso, a livello più basso, sembra il concetto però questo, forse è più facile. Se tu stai a casa e pensi, immagini, sogni, tu fai l'arte, poi esci e stai funzionando, poi esci. E già uno che ti comincia, oh che cazzo è, là mica puoi, perché sennò gli porgi l'altra guancia. Allora come funziona? Tic tac, tic tac. Però lo devi sapere quando sei questo o sei quest'altro, tu lo devi sapere come un osservatore esterno. Nonostante tu sei questo, fa conto che ti sdoppi, diventi un osservatore esterno, vedi te stesso, cioè la parte destra, e vedi quest'altro, sei sempre tu, ma tu, relativo. Devi uscire, devi vedere dal fuori che sta succedendo. Quindi se lo vedi da fuori, tu dici, mo faccio questo, mo faccio quest'altro, mo uso questo, mo uso quest'altro. Come se fosse una terza entità, cioè della Trinità. Innanzitutto bisogna lasciarsi fluire, non bisogna resistere. Pure una cosa. Certo, se quello è logico, no? Non è che ti sta arrivando una macchina, sta investì, rimani là, ti spoi, non quello ovviamente. Tu lo devi percepire l'aria che tira, e in base all'aria che tira, devi andare, pure se è dura. Tu lo devi sentire. Lo devi annusare nell'aria, perché varia con le costellazioni. A ognuno di noi. Ma o sei un mago, torniamo sempre, te li calcoli. Ecco perché tutti i potenti, di una volta e adeti, una volta lo sappiamo, ma ci hanno confuso che erano tipo così, quello che spaccava il fegato, vedeva. Ma adesso pure ce l'hanno, non ci trapela niente. Ma non che c'ha quello che gli dice, ma mo sai un periodo non buono, quello gli dice pure i minuti che fare che non fare. E più sei potente, più ce l'hai potente, perché l'acqua va al mare, come si dice. Se volete uscire dalla ruota del criceto, perché voi state tutti nella ruota del criceto, fino a quando tu non capisci questo, stai a correre, stai dentro. Non fa niente se ci stai lo stesso, ma se ci stai conscio, non ci stai. Ci stai, ma non ci stai. Capite come funziona? Stai nella ruota del criceto, perché devi uscire e andare. Io la mattina devo andare a lavorare, perché come mangio, mi regalano le cose. Magari, stavo sempre qua io. Chi si muove? A volte ci volevano i libri, ma pure con internet, la voglia. Quindi vai, ma conscio, devi essere conscio che sta succedendo, che almeno, non dico nel modo, ma lo dovresti sapere, ma almeno tu, se te la prendi, stai perché quello, devi capire che è solo una cosa, che caspita te ne frega, cioè uno non può stare massacrato per una no, perché sai quello dopo. Dice che do, magari pensa, ma che? Tu ti devi rendere conto che so cazzate. Non fa niente se la gente ti dice che sei scemo, sei un pazzo, sei un foma, sei un po' strano. Non fa niente. Che ci devi fare tu con la gente? E no, perché ti serve, perché. No, tu, allora riandiamo al passo, tu devi stare bene con te stesso, da solo, da solo. Ma non perché sei quello che vuole stare da solo, no, anzi. Puoi dipendere da queste cose. Ma stiamo a scherzare? No, lo dico perché io per esempio sto a parlare qua, ma io non lo so manco io a chi sto a parlare. Delle volte parlo a quelli che proprio l'ABC e delle volte il mio intento è parlare solo a quelli che hanno già un certo.
Però poi mi sento come in dovere, non lo so, mi esce spontaneo, poi dico, ma fa che c'è uno che allora, allora quell'altro che già sa dice, oh, ma questo che sta a dire, cosa che già, e quell'altro dice, no, ma che sta a dire, non mi lo capisco. Allora, ma sono cavoli vostri questi, cavoli visti, fa il video, poi vedetevela voi che volete fare. Scherzo, ovviamente. Quindi... Così, ma volevo fare sto video pure per dire, per avvisare, perché nei video di presentazione ho detto farò i video lì sul campo, in mezzo a te, mo ci andiamo, ho preso la telecamera, ma io con le cose elettroniche, ma non perché, perché non mi interessano, se mi interessa, cioè quelli che interessano, a me non mi interessa proprio, io ho altro da pensare, non so, capito? A me mi ci vorrebbe, come si chiama quello? Ma non mi ricordo il nome, quelli che hanno le persone famose, tipo Factotum, arriva la mattina, suona, spiazza là e ti fa tutte le cose, da, monta un po' sta telecamere e tu pensi a altro, mica puoi stare a pensare a montare il video e sì, ma va a sprecare le mie energie mentali. No, c'è come un blocco perché non me ne frega. Io non capisco niente, con più non so attaccare i video, come ho comprato la Panasonic, quella proprio che ancora sta imballata. L'ho aperto un momento, oddio! Ma anche perché c'è piovuto. Ma comunque andiamo. Il primo che voglio farvi è il Palazzo dell'Avril che non c'è più, dice, ma non c'è più, che andiamo a vedere un buco. Aspetta, A parte che io ho scovato, è anche qui il destino, perché io da lì capisco, voi capite, vi ho detto capite sulle cose, io invece lo capisco dalle cose che mi accadono, su, poi le vedo e dico, porca miseria, oh, ma qua mi viene in mente così, vado a prendo un libro, mo prendo una cosa, senza, mo prendo una a caso, vado a prendere quella a caso, apro una pagina, una cosa che, porca miseria, che esca. Mi succede così H24 a me. H24 no. Sì, no. Però per dire, quasi sempre. Quindi stava di facciamo sto video, perché io ho scovato una scuola, Sofia Charlotte School, un liceo scientifico, classico sarebbe. Antichissimo, sta in un... venne bombardata il 2 febbraio. La data di nascita mia, me lo ricordo, del 45. No, io non so, il 2 febbraio, non del 45. Non vi dico nemmeno, la notte del 2 febbraio si consacrano i maghi. Sai che ora sono nato io? Dalle 3 alle 4, boh, del 2 febbraio, del 66, proprio l'amplen sono fatto. Vabbè, facciamo bene. Vado lì all'Avril, ho scovato, lì ci sono, ho scovato una foto, tutta foto antica, là, quello, quella via, all'angolo là dietro, tang, si becca, e lo posso vedere, l'ho scoperto, unico, là dietro una cartolina, dell'epoca, e lo vedo e ve lo faccio vedere se è aperta, perché non mi si combacia con gli orari, perché io vado la mattina lì, mi sa che quella è una biblioteca della scuola che apre al pubblico la sera, e io la sera non, perché io sono a Berlino Est, a Berlino Est, Berlino Est attaccato, stavo 20 minuti, non è che mo, però il traffico, le cose, uno stress nero, quindi andiamo lì. Vi faccio vedere il bunker, il mandala, chiamano bunker. Vi spiego perché è un mandala, che ci arrivate pure voi, mica vi dico, oh, è un mandala, oh, è per fede. No, vi dico, guardate qua la misura, il colo, l'orgone, cemento armato e griglie. Sopra ci hanno messo i palazzoni popolari, però non attaccati a ferro di cavallo, che non tocca. Poteva costruire sopra, no? No, così, non tocca, poi ve lo faccio vedere.
Perché? Perché tutto sto orgoglio negativo lo fa beccare a tutti quei che là ci abbiano i ghanesi, dico, quelli proprio, glielo fa beccare tutti a quelli, così quegli altri, quello fa venire il cancro. Beata, ma sì, non sapevo che sta succedendo per il mondo, so che, ma dove vive? Qua, le cattedrali, quella dell'antenna, su, va a prendere il prana. Perché si dice, oh, quello più, che fa la corsa a New York e chi ha il grattacielo più alto? Che è per chi ce l'ha più lungo? No! Perché chi ce l'aveva dopo l'acqua va al mare, perché chi ce l'ha più alto poi gli arriva il prana, arriva, poi c'hanno i maghi e ha bisogno di stare più a prenderlo per primo. Lo devi prendere per primo. Ecco perché gli edifici più alti una volta ce l'aveva solo la chiesa. Un paesino là, il campanile, che vedevi? E mo ce l'ha le antenne della televisione, qua Alexanderplatz, a Mosca, a Vancouver, da tutte le parti ormai. Dicono che la televisione, ci mettono pure le cose per la televisione, così è sicuro che la gente, pure gli addetti ai lavori, pensano che non è per la televisione. Andate a vedere dove le fa, nel punto della città. Le fa là proprio. Dove sta il nodo energetico? Vedete le cattedrali che faceva così, quelle lanciate verso l'alto, le gotiche, quel Duomo di Milano, tutte le guglie, a che serve? Bellezza! Sì. E perché non le fanno più? Siamo andati avanti in tecnologia a fare un Duomo di Milano, ma ci vorrebbe una giornata, per esagerare. Non gliela fanno manco con altri, non ce la fa, cioè, nel senso, là, questi costruttori di cattedrali, no? Si diceva la massoneria costruttore, ma mica perché costruiva le cattedrali, perché le costruiva per andare a prendere l'energia, il fedele entrava là dentro, più tutto di questo, non è simbolico. L'altare verso est perché là sta il sole. No, non è niente simbolico. Allora stanno tutti i livelli, no? Dico, poi c'è l'ottava in alta, la più, quella, la verità più alta di quello specifico significato. Sta quelli che credono che l'altare sta là perché sta là. Sta quelli un po' più acculturati che si credono perché c'è tutto il simbolismo. Quello, poi più sei acculturato, più conosci quel simbolismo. L'Egitto, il sole, Ra, Ramset, no, vai, vai, sali, sali, sali. Mica che io devo salire, ma i livelli, no? La scala di Giacobbe, che è la scala di Giacobbe? Per salire su questo piano di conoscenza, perché la conoscenza è tutto, è tutto. Se mo arrivate due su un tavolo, da una parte ci sta tutti i soldi del mondo, dall'altra parte tutta la conoscenza del mondo, tutti si fiondano, io mi fiondo subito di qua. E gli altri tutti a prendere la porta, qualunque cosa, ho detto i soldi per dire, perché la gente, la felicità, quello che è tutto, io qua c'è la felicità, qua c'è i soldi, qua c'è, oppure c'è la bella vita, oppure c'è quello che volete, a me datemi la conoscenza. Ma perché io quando ho preso la conoscenza poi mi ti vengo a prendere quello che tu hai scelto, mi te lo vengo proprio a prendere, hai capito? Perché se tu prendi quello poi ti prendi tutto. Conoscenza, tutto. Vogliamo fare un esempio di ottava bassa bassa. E fai una guerra e sai che quello è andare, gli vai di dietro, c'hai la spia che ti dice, hai vinto la guerra pure con 3 contro 1000. Conoscenza. Ma scherziamo? Ma che questo è l'oro del mondo, no? L'oro, questo è. Per questo dovreste vivere, lottare, pure a massacrarvi tra di voi, è pure concepibile. Per il resto no, per questo sì, perché questo è conoscenza, ma non perché devi fare il potente, devi fare il re, no, c'è chi ha il carattere oppure fa per quello. Per me personalmente significa la continuazione della vita, nell'aldilà.
Questo, che facevano gli faraò? Tutta una vita, perché? Perché quello conta. Che conta? Non conta niente. Niente. Quello è l'unica cosa che conta. Che siamo venuti a fare su questa terra? Fa quello. Prende la conoscenza. Il più possibile. Arrancate il più possibile. Siamo uno, che ne so, andate un attimo in Africa, cadete dentro una buca, scoprite pieno di diamanti, solo che arrivano un crollo, un terremoto, c'hai 2 minuti di tempo, il più possibile te ne con la bocca che te li metti dentro le orecchie. Perché state a lotta voi? Ma che davvero, ma... La conoscenza, la conoscenza, qualunque, se non c'avete niente pure quella proprio ridicola, pure quella di non so, di guidare la macchina, devi sapere guidare la macchina, allora la conoscenza di guidare la macchina, se no manco la guidi, allora impara quella se non c'hai quella la conoscenza, devi fare la scala di Giacobbe, devi salire, sempre sparare, l'occhio tuo deve stare sempre là, poi il resto lo devi fare col 10%. Tutto là deve essere puntato, le energie, le cose, tutto là, tutto. Pure quando ti rilassi, vai a bere una birra, devi stare sempre presente con l'anima, perché l'anima prende la conoscenza, quest'altra è una macchina. È una macchina tarata per guidare i cavalli, gestire l'emozione e ascoltare te. Poi... Poi succedono tutti i casini, ma questo dovrebbe essere. Cocchiere, quella è, questo. La conoscenza. Ma state a scherzare. I gesuiti, perché c'hanno tutto l'oro in mano? Perché la conoscenza, questo da quando andava a sbarcare in America dietro le truppe spagnole, sempre loro. E quello di... I capi lì, i re che mandavano i cori, gli ufficiali, dicevano, vabbè, noi tutto loro, tutto i cori, mangiato, tutto noi prendiamo. E a voi i libri, le biblioteche, gli sciamani, quello, non ce ne frega niente. E invece là, come ho detto prima, Gesù ha detto, vabbè, voi prendetevi loro, che mi prendete. E dopo si tappia pure quell'altro. Perché come ho detto prima. E le andavano là dietro, così, tutti, quei sbarcavano. Ma che fai, mamma? Ma anche lì parte dalla conoscenza, perché i re di quelli, se sapevano che allora non lo sapevano, invece quelli già lo sapevano, perciò quando vai a scegliere tutto l'oro del mondo, la conoscenza, io lo so, ma se tu non lo sai ti fiondi là. Quindi già io ce l'ho la conoscenza per scegliere la conoscenza. Che volevo dire? Andiamo lì al Palazzo della Vie, scusate se fa far fallire, al Palazzo della Vie, vi porto lì a Cammergheria, al Palazzo di Giustizia, c'è il Cavallucci, dove c'è tutte queste cose, i bunker, vi porto dove è morto Hitler, ma là ci sono andati tutti, ma comunque ve lo porto lo stesso. Poi parliamo un altro caso della polvere d'oro, di come queste elite, come ve l'avevo detto. Voi avete letto mai la Bibbia? No, dovete leggere la Bibbia, non come ve la insegnano i preti, no, no, o un altro, no, quella la Bibbia è un discorso molto, vabbè, lo faremo. La polvere d'oro, andate a Esodo, adesso non ci vedo più io. Esodo, Esodo 32. Manco con gli occhiali ci vedo. Ah no, perché non c'è la luce. 32, 30 o 20? 20, 32, 20. Qui si parla di quando Mosè scese, voi lo sapete tutti, no? Scese dal monte e Aaron gli aveva fatto il vitello d'oro. Allora che fece? Oh, dice, no, gli ruppe il vitello, noi ci abbiamo. No! Quindi prese il vitello che avevano fatto. E lo bruciò col fuoco, ascoltate bene, e lo stritolò
finché fu ridotto in polvere. Ci siamo? Adesso guarda che fa. Dopodiché lo sparse sulle superfici delle acque e lo fece bere ai figli di Israele. Lo sapevate? No, perché quello che c'è. Pure se lo vai a leggere, pure quando vai a dire, ma no, che sono, la rotta, chi si inventa? No, perché c'è tutta la storia del processo della polvere d'oro. Poi lo facciamo. Perciò gliela fece bere, perché la polvere d'oro, di un po', poi la scioglie, la beve. Questo facevano i faraoni quando andavano nel regno di Saron, questi andavano nell'aldilà già con questo. E poi ritornavo, quindi questi sapevano, cioè, più ti aggiusta il DNA, automatico te l'aggiusta, ogni volta che si rompe, più è la cellula del non invecchiamento, cioè la cellula telomerase, cioè come magari, vabbè, quello che sta nel latte materno. Poi lo facciamo tutto approfondito, proprio mi leggo un po' di passi di Lawrence Gardner, Sir Lawrence Gardner, fenomeno. Questa è la gente, di che stiamo a parlare? Quell'altro là, il corpo astrale, i sogni, esci dal corpo, i rapimenti alieni, i demoni. Che demoni? Che rapimenti alieni? Che cosa? Qua sei tu, qua tu! Tu no, tu questo, tutto sto discorso che deve funzionare. Avuto l'influenza. Bisogna capire, conoscenza, non fa niente, vai, poi ti riesce. Ti riesce. Come fai se non sai? Il mondo come fa? Deve andare. E perciò ti fa così, non ti lascia il tempo libero. Se capisci è finito, no? Finito lo schiavismo. Quello è tutto là sta. Gli istituti Tavistock, quei che stanno a Hollywood, che stanno a fare, a ingiambare i cervelli, per non farti capire. Ma non a livello, proprio a livello che a momenti te la dice la verità per non fartela capire. No, che te, capite come funziona? È un macello. Sono cose pazzesche. Perciò si fa gradi l'iniziazione. Come fai? Come se uno fa la terza elementare, poi va a fare il quinto anno d'università, si siede là e il rettore fa la... Che? Non puoi capire, se te ne esci su, dici, ma oddio, che... Si fa per gradi, perché se uno ti arriva e ti dice questo, come sta? Oh, ma questo è scemo, no, scavo, cioè, boom! Ecco la bomba atomica che vi dicevo, non si può dare la conoscenza, no? Scoppia! Non la puoi capire, se uno la quarta elementare va là, fa il quarto anno di medicina all'università, quello sta a fare lezione, e quello dice, tu che filtri per quello che sai. E quindi, faccio esempio assurdo, il dottore dice, allora prendete il bisturi, fate il taglio, allora tu ti credi che prendi il bisturi e fai il taglio, invece quello in 4 anni prima gli ha spiegato che non è fare il taglio, significa tu, e tu invece hai capito che prendi il bisturi e fai il taglio, perché quello così ha detto, ma ha detto in ottava più alta, e tu mischi il primo livello con un po' di secondo, con la testa tua, un po' ce lo metti tu, perché dici, vabbè, guarda qui, allora vuol dire che, e ti fai il film, e dopo fai il professore con i film che ti sei fatto. Dice, vabbè, ma allora sta scritto. No, non sta scritto. Logico che bisogna costruirla, ma mattone dopo mattone. Cioè, un mattone non può essere mai un film, perché quello, l'occhiale è nero, va, e lo metti. Però questo occhiale è nero, ma se lo vedi un po' così contro luce, fa gli sfiletti di pelle, allora capisci un po', e metti il secondo mattone, quindi è nero, ma non è nero, perché se vai, quando arrivi da uno, oh, questo occhiale è nero, ma non è nero, ma che è scemo qui? No, invece se arriva quello che sta già al secondo mattone, glielo dico, ah sì, è vero. Vabbè, ma non sto a di niente
di nuoto, cioè, lo dico in un modo, ma ridotto all'osso è qualcosa che penso sia, penso, oddio, ma magari sta pure. Vabbè, dai, questo lo chiudiamo qua.